Tutto pronto per il terzo Gran Premio della stagione. Partono le vetture e comincia il Gran Premio della Cina. Come collisione con Gasly, ma chi l'ha toccato? Tutti là stanno, Bottas attenzione, fa quasi il colpaccio. Attenzione, Guido ci riprova. Signore e signori, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Io sono Pisa e oggi siamo qui ancora con Formula 1 2019 e andremo a disputare il Gran Premio di Cina. O meglio, della Cina, suona meglio. Ho chiuso l'FP3 in terza posizione, considerando che, vabbè, le Ferrari hanno concluso la sessione con un set di gomme medie, quindi sicuramente saremo molto dietro. Avrei chiuso tipo in quinta, sesta, settima posizione, ma comunque va bene, dai, positiva la cosa. Non mi dilungo troppo e partiamo subito con le qualifiche. Qualifiche completate, signori, Guido Storto si piazza in quinta posizione. Tra l'altro prima dell'ultima curva ero in settima, ho guadagnato praticamente due posizioni nell'ultima curva praticamente. Assurdo. Che poi tra l'altro di 50 millesimi tipo davanti a Gasly. Ok, perfetto così, piccolo colpo di scena, Bottas attenzione in settima posizione, mentre Devon Butler in ottava e Lucas Webber in undicesima. Bene, questo è quanto e possiamo passare subito alla gara. Ottimo lavoro, Ad. Sentiamo le tue impressioni. Sei soddisfatto della posizione sulla griglia per domani? Ah, voglia! Sì, sono felice di essere tanto davanti in griglia. Avrò ottime possibilità di andare a punti. Dai, per forza, speriamo, a meno che non ci schiantiamo male. Siamo all'inizio della stagione. Come pensi che andrà per te? Il titolo non lo vinciamo di sicuro. Questo è poco ma sicuro. Beh, è impossibile dirlo così presto. Ottimo, ed è tutto. Grazie, arrivederci. Ci vediamo dopo la gara. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludere. Vai tranquillo. Ok, eccoci qua, in griglia di partenza. Siamo dietro la Ferrari. Ah, tra l'altro mi sono rotto il mignolo, ho tolto la stecca tipo due giorni fa. Ed eccomi qua subito, pronti via a giocare a Formula 1. Non vedevo l'ora. Ecco, con la stecca facevo fatica. Ora facciamo festa. Allora, per quanto riguarda la strategia, carburante io lo metterei a 15 giri e 7, 6. Sì, e 6 va bene. Ok, partiremo con le morbide e arriveremo con le medie. In teoria, tempo nuvoloso, speriamo che non piove. Tutto pronto, cuffie in testa e diamo inizio allo spettacolo. Ok, tutto pronto per il terzo Gran Premio della stagione. Cerchiamo di fare una buona partenza. Via, partono le vetture e comincia il Gran Premio della Cina. Partenza, diciamo buona, dai, niente male. Attenzione Gasly, sulla destra, che si insinua con cattiveria. Noi cerchiamo di rimanere attaccati al gruppone leggero. Come collisione con Gasly, ma chi l'ha toccato? Tanto Gasly passa, attenzione, perdiamo subito la posizione su di lui. Vediamo qui, se Guido Storto ci prova in staccata. Attenzione, di cattiveria, si affiancano, si toccano i due, si sportellano e Guido Storto passa davanti. Vai così, recupera la sua posizione di partenza. Ora andiamo a prendere Verstappen, anche se non sarà facile, di sicuro. Teniamo d'occhio sempre
L'ERS, perché se si scarica siamo nella cacca. Qui sul maxi rettilineo la potenza della Red Bull, del motore della Red Bull, si farà sentire sicuro. Infatti eccolo qua Gasly, cerca il sorpasso su di noi, forse dietro anche Bottas ci prova, però sono quasi appaiati due. Guido storto e Gasly, staccatona di Guido storto che prova ad avere una buona accelerazione, ed eccola lì che ripassa davanti per un secondo. Sì, Gasly è costretto ad alzare il piede e lo lascia passare. Buona difesa qui da parte di Guido Storto. Primo giro andato con un po' di fatica, insomma. Beh, sicuramente ci prenderanno sia Gasly che Bottas. Cerchiamo quantomeno di guidare bene. Poi quel che succede, succede. Gasly intanto si è riavvicinato tantissimo ed è pronto a sferrare un nuovo attacco. Noi questa volta teniamoci all'interno. Infatti eccolo lì, ci teniamo all'interno. Vediamo se ci sorpassa all'esterno. Sì. Aia, Bottas sulla destra, attenzione. Tutti là stanno, Bottas attenzione, fa quasi il colpaccio. Corropone supera due in un colpo solo. Tutti e tre appaiati, attenzione. Guido storto al limite tra la macchina di Gasly e l'erba, deve alzare il piede, frenare, lasciare passare tutti e due. Mamma mia, alla fine chi l'ha preso in quel posto siamo stati noi. Ora facciamo noi da cameraman su Bottas e Gasly. Vediamo se possiamo trarre un vantaggio. Attenzione, qui piccolo spiattellamento da parte di Guido storto all'anteriore sinistra. Qui forse è buono per riprenderci la posizione su Gasly. Attenzione, non ci sta, non ci sta. No, non ci stiamo, c'era poco spazio. Però siamo sempre lì, attaccati al culo di Gasly. È importante qua stare attaccati a Gasly perché c'è il DRS, possiamo sfruttarlo tutto. Però in questa curva, mannaggia, non riesco a farla perfettamente. Infatti qua perdiamo un po' di tempo. Beh, che devo dire anche che questa non è una pista che mi entusiasma tantissimo, eh. Però beh, ce la facciamo andare bene, dai. Dietro Perez si fa aggressivo intanto. Tanto qui Perez attiva il DRS, ci prende la scia, ci prova all'esterno, ci svernicia come se non ci fosse un domani, incredibile. Ma Guido storto gli tira la staccatona e perde un casino di tempo. Mamma mia, intanto che davanti Bottas e Gasly stanno battagliando. Nel frattempo Norris ha superato Perez e si è messo dietro di noi. Eccolo qui, momento del pit stop. Eravamo settimi dietro al Gasly. Ok, ora 9 giri al termine, siamo ultimi perché siamo stati i primi a fare il pit stop, appunto. Cerchiamo di fare un bel undercut nei confronti di Gasly, sarebbe perfetto. Ok, ci sono un po' di persone ai box, quindi recupereremo un paio di posizioni, anzi più di un paio di posizioni. Siamo saliti in 13ª posizione, davanti a noi c'è Verstappen. Ok, nel frattempo si stanno fermando Gasly e Bottas, vediamo se siamo riusciti quantomeno a raggiungerli o avvicinarci tantissimo. Ok, momento chiave della gara, attenzione. Gasly e Bottas sono usciti. Eccoli lì. Eh sì, dai, un pelo ci siamo avvicinati. Però loro hanno le gomme un po' più fresche rispetto alle nostre. Guarda Gasly che va pianissimo, zio. Ah, addirittura hanno messo le dure. Ah, non me l'aspettavo questa. Attenzione, Guido ci riprova come all'inizio. Dall'interno e ce la fa. Grandissimo. Qualche piccolo spettellamento, ma va bene. Attenzione, mi sa che Gasly ha un problema perché ha rallentato tantissimo. Appunto, entra la Virtual Safety Car e infatti per Gasly è fuori dalla sessione. Cavolo, abbiamo perso un sacco di tempo nei confronti di Bottas con questa Virtual Safety Car. Ho rallentato troppo. Allora, nel frattempo siamo sempre settimi, non capisco perché. Dietro abbiamo Norris, davanti Bottas e siamo all'ottavo giro su 14. Ah, ma davanti c'è tipo una Force India, quindi mi sa che si deve ancora fermare. Ecco spiegato il motivo per cui siamo ancora settimi. Più che altro dobbiamo stare attenti a Norris, perché se viaggia ci prende. È a 6 secondi e 9 da noi, quindi a meno che non recupera un secondo al giro, in teoria non dovrebbe raggiungerci. O a meno che non ci finiscono le gomme, e allora possiamo farci niente. Eccolo infatti, precisamente Webber che si è fermato. Abbiamo guadagnato una posizione, quindi Guido storto sale in 6ª posizione. Quindi Webber è uscito dai box e si è messo tra noi e Lando Norris e si trova precisamente a 7 secondi e 3 di distacco da noi. Quindi ha le gomme più performanti, ma non penso che ci raggiunge, dai. Mancano 4 giri ed è a 7 secondi. Più precisamente, adesso esce il distacco, è a 6 secondi e 2, Mizzi ha recuperato un secondo in un giro. Incomincio ad avere paura. Ok, è iniziato il 12° giro, siamo sempre in 6ª posizione. Lucas Webber è sempre dietro e sta recuperando quasi un secondo al giro. Beh, le gomme diciamo che in teoria dovrebbero reggere, dai, non sono messe benissimo, però dai, neanche tantissimo male.
Ok, ora sì che siamo leggermente nella cacca, perché dobbiamo recuperare un po' di RS, dato che ce l'abbiamo al 14%, sono costretto a metterlo su bassa, l'erogazione appunto delle ERS, e ciò vuol dire che il distacco tra noi e Lucas Weber si accorcerà sicuramente al 100%. Quindi mancano due giri, ora ce l'abbiamo a 3 secondi e 7, quasi sicuramente ci arriverà attaccato dietro alle costole, sicuro. Dobbiamo stringere i denti, testa bassa e pedalare, senza sbagliare niente. Cioè, sono curioso di sapere che caspita di strategia ha fatto Weber per aver montato la soft a 4 giri dalla fine. Boh. Vabbè, o è partito con le medie, sicuro, fatto al contrario rispetto alla nostra strategia. Ok, sta per finire il penultimo giro. Iniziato ora l'ultimo giro, no, in teoria mi rimangio quello che ho detto, non dovrebbe arrivarci attaccato alle costole, ma vicino, ma non troppo. La vettura dietro di te è più veloce, guarda. Lo so, infatti sto stringendo le chiappe. Ce l'abbiamo a 2 secondi e 9. No, c'è spazio, meno male. Siamo salvi, a meno che non buchiamo. Speriamo di no. Anzi, un bel guasto, alla terza gara della stagione. Così, a caso, con la fortuna che ho è probabile. Beh, meno male che almeno non ha piovuto. Sono contento, perché non ho voglia di correre sotto la pioggia. Intanto Lewis Hamilton va a vincere il GP della Cina. Tra poco arriverà anche Guido Storto, che taglierà il traguardo in sesta posizione. Eccoci qua, con l'ultima curva, Guido Storto si appresta a tagliare il traguardo in sesta posizione. Bel lavoro e buon piazzamento, hai fatto un salto di qualità. Grazie ragazzi. Eccolo il vincitore, Lewis. Secondo Verstappen, terzo penso una Ferrari, ma non ho capito chi. Leclerc quarto, quindi terzo sicuramente Sebastian Vettel. Ecco qui la classifica finale con Hamilton, Vettel e Verstappen. Ho sbagliato, ho invertito Verstappen e Vettel. Comunque Hamilton primo, Vettel secondo, Verstappen terzo, Leclerc quarto, Bottas quinto e Guido Storto in sesta posizione. Lucas Weber in settima dietro al guidone, mentre Devon Butler ha tagliato traguardo in nona posizione. Via con le interviste. Prestazione stupefacente. Ah beh, sesto posto. Il tuo ex compagno di scuderia ha fatto dei grandi sorpassi oggi. Certo, gli ho insegnato tutto io, che ti credevi, ciccia. Mi piace pensare di avergli insegnato qualcosa, ma è soprattutto la macchina a fare la differenza. Questo mi piace. Oggi il distacco tra te e Lucas è praticamente è vero. Lui alza sempre il livello della competizione, quindi non posso distrarmi. La scuderia lo so, grazie, vi rendo sempre orgogliosi. Sono contento di non aver deluso le loro aspettative. Come non è stata una gara pulita? Ma che caspita dici? Mi sono lavato prima di andare in macchina, Mi scusi? No comment. Oggi era una calamità per gli idioti, no, meglio di no. No comment. Grazie a te, cara. Ci vediamo al prossimo Gran Premio. E non so, forse in Azerbaigian, non mi ricordo. Bene amici, anche questo appuntamento può finire qui. Io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel like. Vi ricordo di commentare qui sotto nei commenti con hashtag sportiveggianza per spronare Guido Storto a fare sempre meglio nelle prossime gare. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella di notifiche per non perdervi nessun aggiornamento. Seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao!